piaciuto? Sì. Siete stancati? No. Allora lo ripetiamo di nuovo. I viveri ce li abbiamo portati anche, le caramelline, quando abbiamo pronunciato, quindi grazie. Va bene, allora, benvenuti a tutti, a chi magari non c'era. Prego, consigliere, prego. Benvenuti alle autorità che sono presenti, abbiamo qua in prima fila il sindaco Lodi Bari, il consigliere regionale Antonio Scianaro, l'altro consigliere regionale Fabiano Amati e l'assessore alle attività produttive Renzo Teleonardis. Quindi abbiamo l'amministrazione sia regionale che comunale che è presente qui stasera, e non a caso il comune e la regione patrocinano insieme alla provincia di Brindisi questa nostra iniziativa. Avete visto anche quest'anno come vi siete dati da fare per fare questi presepi, per presentare queste belle realizzazioni. E voi fate queste belle cose e a noi del Comitato Stella sulla Grotta poi tocca dover dare i premi, che è la cosa più difficile. Veramente quest'anno abbiamo deciso di dare a tutti il primo premio, perché meritano tutti questi presepi, per come sono belli. Abbiamo avuto la difficoltà di trovare 50 coppie uguali, insomma, quindi allora siamo stati costretti un po' a fare un po' di selezione in qualche maniera. Comunque complimenti a tutti voi per quello che avete fatto, e spesso le immagini che sono fatte in maniera dilettantistica, insomma, non rendono giustizia ai presepi. Tante volte invece le immagini riescono a cogliere certi particolari che normalmente magari non si vedono, però da tutti i presepi avete visto questa cura, questa attenzione, questo grande affetto e questa grande devozione per il presepe. Quest'anno è un'edizione particolare, 25esima edizione del concorso presepi, sono 25 anni che si fa questo concorso, ma sono ben 29 anni che si fa la Stella sulla Grotta. Correva l'anno 1988 quando quel disgrazio... 86. La matematica non è un'opinione. Quando quel disgraziato di Giovanni Serri si inventò questa cosa qua. Vieni qua, Presidente, vieni. Vieni. Un applauso a Giovanni Serri che sono 22 anni che ci propone questa cosa. Non ti sei stancato? Meno male, vuol dire che ci tocca la 30ª edizione l'anno prossimo. Dio, se che ci dà salute e forza, no? Per poter andare avanti, andiamo sempre avanti. Dio vuole, l'anno scorso non stavi bene, quest'anno stai meglio, insomma, quindi vuol dire che tutto a posto. Allora, cosa possiamo dire di questa 29ª edizione, Giovanni? Io posso benissimo. Quanto è lungo? Vabbè, si può fare, eh? No, siamo diventando grandi. Allora, il Comitato Stella sulla Grotta vi ringrazia per aver partecipato questa sera alla chiusura di questo importante programma natalizio 2014-2015, che Fasano non solo si aspetta puntualmente ogni anno. È doveroso ringraziare l'amministrazione comunale per il contributo che ha potuto mettere a disposizione del nostro comitato, la Regione Puglia e quanti hanno contribuito e collaborato, l'azienda Casificio Zaccaria per il suo puntuale sostegno, tutte le parrocchie e associazioni che hanno partecipato ai vari pellegrinaggi come il Movimento di Aiuto alla Vita, Parrocchia della Salette, l'ANSPI guidato dal Diacono Fiorenzo Masserra per aver partecipato al pellegrinaggio di inaugurazione del presepe, parrocchia San Francesco d'Assisi, i padri canossiani per aver messo a disposizione la sala del teatro e dell'oratorio, le associazioni dei podisti e cicloamatori di Fasano, l'associazione Boy Scout di Alberobello per aver partecipato al pellegrinaggio a piedi da Alberobello alla grotta di Laureto. Ci scusiamo per non aver potuto svolgere il presepe vivente in collaborazione con l'ANSPI per causa neve. A tutti vi auguro un buon anno e un arrivederci al prossimo anno. Grazie.
E sono bravo, vai. Va bene. Allora, l'importante è quello che abbiamo realizzato. Quest'anno c'è la neve, insomma, molto bella, però ha limitato per diversi giorni, per esempio è stato chiuso, è saltato il pellegrinaggio che doveva fare il movimento eucaristico giovanile qui dall'oratorio fino alla stella. L'ASPI doveva tenere una serata di presepe vivente, l'associazione Proseba doveva venire anche a visitare il presepe in delegazione, insomma, sono delle cose che sono saltate non per causa di avversità meteorologiche, comunque ci hanno reso pittoresco anche l'ambiente, avete visto tanti presepi, li abbiamo ripresi proprio nei giorni immediatamente successivi alla neve. Allora, Giovanni, tu mettiti a disposizione perché tra poco cominciamo con la serie delle premiazioni e quindi, ma prima di passare alle premiazioni, inviterei il sindaco Lello Di Pari, qui presente, a salutare un po' tutti i presenti. Sindaco, bentornato. Grazie, bentornato. Buonasera a tutti. Io devo dire che ormai sono parecchi anni che partecipo a questa serata, la serata della premiazione della Stella Sonacrotte dei Presepi, e ogni anno credo che sia difficile poter ottenere qualcosa in più, ma mi devo ricredere ogni volta. Perché questa sera, sinceramente, io ho visto delle opere d'arte, molto molto belle, e seppur simili nell'oggetto, ognuno diverso uno dall'altro, ognuno con una propria con proprie fantasie, ognuno con una propria caratterizzazione. Per cui devo dire bravi a tutti quanti, quello che ha detto Gianfranco, che avrebbero voluto dare il primo premio a tutti quanti ex aequo, avevo già pensato anch'io, perché sinceramente non so come abbiate fatto a fare una discriminazione e a poter premiare dal primo fino al non so quanto, io a 40 mi sono fermato, a 40 per esempio mi sono bloccato. Per cui bravi a tutti quanti, spero che l'anno prossimo riusciate ancora a tirare qualcosa di diverso, perché io credo che sia impossibile dopo quello che abbiamo visto, addirittura il presepe in casa che è stato molto molto bello. Per cui complimenti a tutti quanti e arrivederci al prossimo anno. Grazie signore. Invito i due consiglieri regionali a venire a salutare i presenti, prego. Antonio Sciannaro, Fabiano Amati. Grazie. Io voglio ringraziare il Presidente e tutti i soci di questa associazione, perché ci danno veramente questa opportunità stasera di apprezzare quello che è il lavoro fatto da tutti voi, e quindi vi ringrazio per quello che fate e che continuerete a fare. Io anche ho tanti amici che quando si accende la stella sulla grotta, sul nostro monte lì, veramente dicono che bella cosa che è a Fasano, e quindi devo ringraziare voi per quello che fate. E spero appunto che insieme a voi di continuare in questo cammino, perché anche queste scenografie, so che tu sei stato credo il protagonista, veramente meritano, ci fanno vedere cose che sembrano veramente vere, reali, delle nostre realtà, le masserie, i trulli, quindi qualcosa di veramente meraviglioso. Quindi grazie a tutti voi e buon anno, grazie. Grazie a voi. Devo dire che 29 significa una tradizione. La parola tradizione è una bella parola, perché tradizione significa consegnare. Quindi quando si arriva a 29 si può dire che si è presa la consegna di un'arte celebrativa, di un evento di rinascita degli uomini ad altissima caratura religiosa, e lo si porta avanti per consegnarlo poi alle nuove generazioni. Infatti è interessante vedere, in particolare con riferimento ai presepi delle famiglie, quanto questa attività prevede anche il coinvolgimento dei bambini, che in realtà è l'aspetto più giocoso e gioioso di questa rievocazione molto popolare della nascita di Gesù Cristo. Cos'altro c'è se non nel lavorio sui bambini per assicurarsi la tradizione, quindi il trasferimento, il consegnare a chi verrà questi segni molto belli del nostro essere comunità. E allora 29 significa tanti anni in cui anche grazie a voi si riafferma l'essere comunità, e al di là di tutto queste sono le cose più belle, quelle che contano di più. Grazie.
stesso un attimo, giusto, il Presidente vuol ringraziare alcuni dei collaboratori del Comitato Stella sulla Grotta che rendono possibile quella realizzazione, quella stella che ormai è conosciuta in tutta Italia e anche al di fuori, che fa parlare bene il nostro territorio, è frutto del sudore, della fatica di poche persone, insomma, ecco. Insieme al Presidente, vieni Presidente, so che un pensiero simbolico da consegnare ad alcuni stretti collaboratori, quali Giovanni Niccolis e Aldino Di Carolo, che prego di avvicinarsi qui. E sono delle simboliche targhe, ma che dietro queste targhe c'è tanto amore, tanta fatica e tanta dedizione di queste persone, che sulle loro spalle c'è veramente il peso di tutto che ne ha fatto, di tutti quei figli, di quello che si fa. Grazie e continuate ad essere vicini sempre al Comitato per far continuare questa bella tradizione. Signor Zaccaria del Paesificio, è presente? Qua c'è tanta gente in sala, non riusciamo a vedere, no, non è presente. E il caseificio ha dato un sostegno materiale proprio per la realizzazione della stella e abbiamo preparato anche un piccolo segno di ringraziamento per quello che il caseificio Zaccaria ha fatto. Va bene, allora Giovanni, voi potete accomodarvi. Giovanni, resta qui così cominciamo con la premiazione della categoria comunità. La prima targa che consegniamo è al presepe realizzato presso la casa per anziani Santa Maria Regina Pacis. Quindi se c'è qualcuno della... No. Ok, lo faremo avere. È molto bello e interessante che anche la casa per anziani non è... È così. Prego. Benissimo, benissimo. Prego. Molto bello, dicevo, che una casa per anziani non è un ghetto ma è un qualcosa che è inserito nel nostro tessuto, e dunque queste occasioni come il concorso presente sono l'occasione per ricordarcelo. Un applauso, facciamo un applauso. Allora, io man mano che vi chiamo vi prego poi di andare via dai lati, perché in occasione di questo 25esimo anniversario, un attimo, fermatevi qui al tavolo, ci sono dei ricordi di questa edizione che vengono consegnati. È stato realizzato un magnete della Stella sulla Grotta, cioè il calendario della Stella sulla Grotta, alcuni gadget di Radio Diaconia, che è uno dei mezzi di informazione che è vicino al Comitato Stella sulla Grotta, che realizza questa attività. E una targa di merito di partecipazione anche al presepe realizzato presso la masseria di San Lorenzo dall'associazione La Casa Rossa della confraternita Santissimo Sacramento. Prego qualcuno dell'associazione di venire a ritirare insieme al rappresentante della confraternita del Santissimo Sacramento. Masseria di San Lorenzo è una masseria che questa associazione sta recuperando. Un applauso, facciamo un applauso. Qui sarete tutti premiati, se applaudite verrete applauditi, come di voi. E quindi presso questa masseria, dove quest'estate si sono svolti anche degli spettacoli e che fa parte del nostro patrimonio ambientale e culturale, c'è stato quest'anno anche questo bel presepe, anche delle iniziative, dei concerti molto belli e molto interessanti. Benvenuti nella tradizione del presepe sassanese. Grazie. Allora invito il sindaco, perché in occasione del 25esimo anniversario la città di Fasano ha preparato anche delle targhe speciali un po' per i 25 anni del presepe, e la prima di queste targhe viene consegnata per la realizzazione tradizionale realizzata presso la casa per anziani in occasione del bicentenario dell'arma dei carabinieri
a testimoniare il legame tra le istituzioni e i cittadini al presepe realizzato dall'Associazione Nazionale Carabinieri di Fasano e dalla sezione femminile delle Benemerite. Prego. I Carabinieri quest'anno sono 200 anni che esistono come istituzione e sono presenti nella nostra realtà quotidiana, sono una presenza costante e anche quelli che non sono più in servizio continuano a essere presenti sul territorio. Bene, adesso iniziamo con le premiazioni, quelle da podio, insomma, ecco. Al terzo posto per e invito il consigliere l'assessore De Leonardis, prego. Assessore, ti sei affezionato a questo concorso? Sono innamorato di questo concorso. È la terza edizione, mi fa piacere partecipare perché in effetti il consigliere Amati parlava di comunità. Questa platea è diventata una comunità che ogni anno si produce in elaborati sempre più belli e sempre più rappresentativi del nostro territorio. E noi come amministrazione, seppure, e tu Gianfranco lo sai perché ci lavoriamo insieme, abbiamo tentato negli ultimi due anni, ormai tre, di introdurre elementi di novità nel panorama della programmazione natalizia, non abbiamo mancato di considerare come elemento di spicco il Natale sulla Grotta. Il Natale sulla Grotta dà il nome all'intero contenitore che poi rappresenta le iniziative natalizie fasanese. Quindi insomma siamo pronti alla edizione della stella, della terza stella, per usare un la Juventus ha dovuto penare un po' per arrivare alla terza stella, invece questo sodalizio ci arriverà con grande scioltezza, con un presidente sempre più pimpante, perché ti vedo decisamente proiettato verso i prossimi 30 anni. E quindi insomma, complimenti di cuore. Grazie. Allora, siamo al terzo posto. Per la natività intesa come armonia musicale, il premio va al presepe realizzato dall'Associazione Musicale Santa Cecilia di Fasano. Bravi giovani che erano bambini e stanno crescendo, sono diventati ormai dei giovani che allietano le nostre feste spesso, prego. Ok, grazie all'Associazione Musicale Santa Cecilia. L'altro terzo posto ex aequo è per il presepe di grandi dimensioni e materiale povero, la cui realizzazione ha unito e impegnato i ragazzi del Borgo Marinaro, va al presepe realizzato dalla parrocchia di San Francesco da Paola di Savelletri. Anche la parrocchia di Savelletri è ormai una presenza costante a questo nostro concorso. Battiamo le mani, così possiamo ascoltare. Grazie, prego, assessore. Consigliere Amati, prego così per la consegna del premio. Anche per il secondo posto abbiamo un ex aequo. E allora, per la realizzazione ispirata ad un pensiero di Don Tonino Bello che invita a trasformare il dolore e la tristezza in amore, il secondo posto va al presepe realizzato dall'Associazione di Volontariato Area Chelsea. Presente in materiale povero, che tra l'altro ha avuto il merito di valorizzare un bell'angolo di Fasano che è la chiesetta della Madonna delle Grazie in pieno centro storico. Grazie ai presepi magari si valorizza anche questo ambiente. Consigliere Sciannaro, prego, per l'altro secondo posto.
tema del presepe, la fede che ci unisce, è un appello alla solidarietà in nome di Cristo e dei grandi personaggi della Chiesa di ieri e di oggi. Con questa motivazione il premio alla confraternita del Santissimo Sacramento e quella di San Giuseppe che unitamente hanno realizzato il presepe in Chiesa Matrice. Prego. Presepe molto bello, significativo, abbiamo anche il modo di vedere tutti. Sindaco, il primo premio di Coppia, prego. E allora il sindaco premia il presepe che si è classificato al primo posto della categoria comunità, una gioiosa realizzazione nella quale il tema della pace e dell'universalità si coniuga con quello della Natività di Gesù. Con questa motivazione il premio alla scuola dell'infanzia primo circolo di Savelletri. Una bellissima realizzazione molto colorata, la bandiera della pace che veniva fuori dalla finestra, che scendeva sulla Natività, molto bella. Complimenti, complimenti. Allora, Presidente, vieni, vieni. Abbiamo fatto la prima parte di questa premiazione, ci apprestiamo a consegnare gli attestati di riconoscimento, di premi ai presepi della categoria, dei presepi che sono stati realizzati in famiglia. Allora, e qui davvero il compito era arduo perché ce n'erano tanti. E allora, consegniamo la speciale targa di segnalazione al presepe realizzato dalla signora Angela Perrone. Volevamo consegnarlo, ma lo faremo dopo, va bene? Allora, invece, è presente in sala il presepe realizzato da Angelo Nistri. Facciamo un applauso, anche se non è presente. Una speciale segnalazione al presepe realizzato dalla famiglia Cesare Picoco. Buonasera, bentornati, benvenuti. Il fotografo. Benissimo. Ricordatevi di passare qui, prendere i nostri gadget. E la speciale targa di partecipazione al presepe realizzato dalla famiglia Claudio Saponaro. Volta che partecipate, vero? Ecco, questi sono dei nuovi amici, mentre tanti di voi e di noi ci rivediamo ogni anno, questi sono dei nuovi. Prego, passate da questa parte. Prego, passate da questa parte, c'è qualcosa da prendere. Mentre una speciale targa di partecipazione al presepe realizzato da Francesco Saracino. Francesco, benvenuto, complimenti anche per la realizzazione di quest'anno. Era il presepe quello nella mano, no? Che si ispirava così a un messaggio biblico. E Francesco è uno di quelli che ogni anno ci prepara un presepe diverso e sempre molto bello e pieno di significato. Grazie, prego. E andiamo, ti sei stancato? No, allora continuiamo, va bene. Allora, consegniamo il presepe, il premio e l'attestazione di partecipazione al presepe realizzato da Dora Natola.
E ancora andiamo a premiare il presepe realizzato, se non sbaglio, quel di Pozzo Faceto, dal signor e dalla famiglia di Gianluca Bagordo. Per la prima volta, vero? Penso. Che ti sono sembrati vari presenti? Beh. Ok, grazie, complimenti. Vado, per riposare così. Dottor Marzola, vieni un attimo qua, vieni. Allora, insieme al Comitato Stella sulla Grotta, una delle associazioni che è vicina, che collabora e coopera con il Comitato, è il Movimento per la Vita, che è qui rappresentato dal Presidente, che non è soltanto Presidente cittadino, ma è il Presidente regionale del Movimento per la Vita. Movimento per la Vita che insieme al Centro di Aiuto alla Vita dà una mano forte a tutte quelle famiglie e a quelle mamme che hanno difficoltà per portare a termine la gravidanza e sono vicine in ogni modo anche economicamente. Sono quasi 30 anni che il Movimento per la Vita lavora a Fasano e in questi 30 anni, pensate, sono quanti bambini che sono nati grazie al Movimento? È più di 300. Pensate, 300 bambini, un intero quartiere di bambini che forse non sarebbero mai nati, destinati probabilmente a non venire mai alla luce, sono nati grazie al Movimento per la Vita. Questa domenica prossima il Movimento per la Vita celebra la sua giornata nazionale, la giornata per la vita. Ci sono tante iniziative, ci sono tante cose. Il Movimento per la Vita non poteva che essere vicino al Comitato Stella sulla Grotta quando si parla di natività, no? Della nascita. Assolutamente, è una cosa che ci vede sempre molto attenti e molto festosi, perché per il Movimento per la Vita affermare che la vita è bella, che va difesa dal momento più splendido, che è quello della nascita, è una festa. E d'altra parte l'abbiamo visto stasera, come diceva anche il sindaco, è la festa anche dei bambini. E proprio per questo, proprio per portare un po' di acqua al proprio mulino, domenica prossima, se i bambini vengono in piazza, potranno fare un giro sul trenino. Abbiamo organizzato il trenino per la vita, cioè un momento festoso in cui potremo dare la possibilità ai bambini di salire sul trenino, girare per Fasano e quindi affermare con la propria gioiosità la cosa più bella che noi abbiamo, che è quella del dono della vita. Grazie. Grazie dottore, grazie per quello che la tua associazione fa per la nostra città. Pensa, 300 bambini nati, un intero quartiere, un intero grosso condominio nato grazie all'impegno del Movimento per la Vita e di tanta altra gente che è vicina al movimento. Grazie. Ok, continuiamo con la premiazione. Allora, assessore De Leonardis, vieni, così facciamo premiare un po' di persone. Allora, premiamo adesso la bellissima realizzazione fatta all'aperto da Giovanni Miccolis. La nonna, benissimo. Grazie. Mettetevi un attimo in posa. Guardate il fotografo anche dall'altra parte. Grazie, questa qui così ritorni ancora sul altro presente. Allora, questo salta. Allora, è il presepe realizzato da Giuseppe Olive. Anche Giuseppe, un gradito ritorno, ha sempre fatto dei bellissimi presepi. Il suo era quello biblico con le 12 tribù di Israele, con la natività molto bella e significativa, con un profondo significato biblico. Grazie Giuseppe, complimenti. E adesso premi ancora il presepe realizzato da Loredana Olive. Bel presepe tradizionale.
tradizionali, per esempio, fanno sempre compagnia nel periodo natalizio nelle case. Consigliere Avanti, prego, venga così, premiamo qualcuno, siamo rimasti all'Olive. Ok, quindi adesso premiamo la bella realizzazione, molto bella e elegante, di Lucia Perricci. Anche la signora Lucia è la nostra affezionata da tanti anni, che realizza il presepe nella sua abitazione, una presenza costante nella sua famiglia, presente nel periodo della tradizione. E premiamo adesso la realizzazione di Luisiana Lippolis. E voi benvenuti, siete la prima volta che partecipate al concorso, quindi benvenuti nella nostra famiglia, nella stella sulla grotta. Questo anche qui è un presepe molto bello, fatto con tanto affetto e tanto amore, quello di Maddalena Pedone. Mamma mia! Presepe di famiglia, mia madre, dai. Se fai il presepe ti tocca venire. E ancora no, facciamo ancora uno, premiamo il presepe realizzato da Maria Giannoccaro. Presente in sala, facciamolo fare Maria allora. E invece allora a questo punto assessore e consigliere, premi il presepe fatto dalla signora Maria Lo Savio. Presepe realizzato dalla signora era quello nella damigiana, è quello che è abbastanza difficile da realizzare. Grazie. Comunque molto bello. Consigliere Sciamaro, prego. Allora facciamo presente, premiamo adesso un bel presepe, anche questo realizzato all'aperto, realizzato da Maria Tinella. Sotto un albero di ulivo, in una grotta realizzata apposta, dove ogni anno viene allestito questo bel presepe. Adesso premiamo il presepe realizzato da Pino Bucca. Allora, concludiamo questa fase con la premiazione del presepe realizzato da Rossella Pentassuglia. Da questo bel giovanotto. Che si chiama? Come ti chiami? Alessandro. Alessandro, bene. Complimenti. Adesso invece invito qui a venire la presidente dell'associazione Proselva insieme all'altra componente del direttivo, Angela Gasparro, prego. Venite qui.
l'associazione Proselva da qualche anno è vicino al comitato Stella sulla Grotta, perché oltre a fare tante iniziative, soprattutto nel periodo estivo per animare la selva e durante tutto l'anno per tenere desta l'attenzione sulla selva per la tutela, la valorizzazione e la conservazione della selva, nel periodo natalizio è vicina al Comitato Stella sulla Grotta perché mette a disposizione dei premi, delle coppe con le quali premia le realizzazioni e i presepi che vengono fatti alla selva di Fasano. Quindi adesso premiamo i presepi che sono stati fatti alla selva di Fasano e insieme alla Coppa c'è anche un bellissimo calendarietto, perché ormai da 20 anni l'associazione Proselva fa un calendarietto molto bello, quest'anno è dedicato ai figli, quindi qualcuno conosce di più sui figli deve approfondire il nostro calendarietto. E allora premiamo il presepe realizzato da Patrizia Berrini a Selva di Fasano. Presente in sala. È il presepe che è stato realizzato presso la cassina municipale che poi, causa neve, ha dovuto un po' chiudere i battenti prima. Bene, glielo faremo avere questo premio. E premiamo invece il presepe realizzato da Vita Morelli. Signora Vita ha realizzato un bellissimo presepe, tutto artigianale a mano, era quello lì con le statue stilizzate fatte con il giunco, con i cestelli, molto molto bello, complimenti. E anche questo un modo per valorizzare la nostra selva di Fasano, complimenti. Ancora sempre dalla selva di Fasano, presepe realizzato da Maria Ruggeri. Presepi della selva, quest'anno tutti freschi freschi perché erano ben nevati e ben conservati dalla neve. Davvero, grazie. E ancora concludiamo con il presepe realizzato dalla signora Anna Ruggeri. Festeggeremo insieme a tutti i 25 anni dell'associazione, quindi speriamo di farla bene l'estate, la manifestazione che coinvolgerà un po' tutti, vi invitiamo tutti a venire con noi a Selva. Grazie. Grazie Rosanna, grazie per quello che fai. Quindi praticamente stiamo scoprendo in sostanza che il 2015 è un anno importante, ci sono tante celebrazioni, tante ricorrenze, la Stella sulla Grotta festeggerà i 30 anni, l'associazione Proselva 25 anni, ma ci sono anche altre cose che tra poco poi parleremo tra poco. E adesso vediamo, c'è qualcuno di Radio Diaconia? C'è un direttore. Va bene, allora ogni anno quando facciamo questa manifestazione dei presepi invitiamo tutte le testate giornalistiche che operano in città a essere presenti con un premio di rappresentanza da assegnare a un presepe. E allora, tra le testate c'è anche Radio Diaconia che insomma, lì c'ha una storia, una tradizione dal 1977 che opera a Fasano ed è sempre attiva. E purtroppo io c'ero, come si suol dire, nel 77 quando si è cominciato. Va bene, e allora la Coppa Radio Diaconia che consegna il direttore va al presepe realizzato per la realizzazione ricca di dettagli che concentra in un piccolo spazio una notevole varietà di ambienti e di scene
al presepe realizzato da Anna Rosa Cincavalli. Io non sono bravo a dare i prezzi. Va bene, allora. Invece vediamo, c'è il rappresentante di Piazza Acciaia in sala? Io non ci vedo bene. Va bene, allora faremo fare al presidente del comitato Stella sulla Grotta. Allora, la coppa del settimanale Piazza Acciaia, per il gusto, l'uso di materiali riciclati e la grande varietà di dettagli e ambienti rappresentati, al presepe realizzato da Marcello Nistri. E dalla signora, che prego signora, lei. Questo è un presepe di famiglia a tutti gli effetti, insomma, quindi, prego. Sempre molto bello, molto ricco di dettagli e di particolari. Allora, invece, da Gofasano invece credo che ci sia, prego, accomodati, una delle redattrici, Paola Vinci. Allora, Gofasano, il sito online, il quotidiano online che ogni giorno ci aggiorna e ci fa sapere quello che succede sul nostro territorio, assegna questa bella coppa. Con questa motivazione, per la grande realizzazione che si sviluppa su molteplici ambienti, con l'utilizzo sapiente del tuffo e della pietra per la realizzazione di case e paesaggi, al presepe realizzato da Francesca Angelini. Buonasera, complimenti. Anche per lei è la prima volta che partecipa a questa iniziativa, a questo presepe. La signora, oltre alla passione per i cavalli, c'è anche quella per il presepe. E la signora gestisce il maneggio a Montalbano. Ecco di mare, quindi quando volete fare una bella cavalcata, vedere gli animali. Qui ci dà un punto. No, è palese, proprio lo diciamo palesemente, va bene. Prego. Grazie, un applauso. Siamo all'ultimo foglio, quindi la coppa del mensile osservatorio, prego, vieni. Questa redattrice Antonella Argento, la redattrice del mensile osservatorio, ma anche del sito online osservatoriooggi.it. Allora, vediamo, questa su due pagine la motivazione. Per la complessa realizzazione che si articola in numerose scene, variegati ambienti e per l'artigianale realizzazione delle costruzioni, la coppa di osservatorio va al presepe realizzato da Giacomo Convertini. Prego Giacomo, è vincitore dello scorso anno, del presepe dello scorso anno. Molto bella la sua realizzazione, i complimenti del comitato e quelli di Osservatorio per questo bellissimo presepe realizzato. Okay. Grazie a te. Giuseppe Pitocca, il nostro fotografo Giuseppe Fanizia, cede la macchina fotografica, un attimo. Perché Giuseppe, oltre a essere una persona molto disponibile, molto in gamba, è anche uno dei redattori di fasanolive.com. Questo è l'altro quotidiano online che ogni giorno ci fa sapere quello che succede sul nostro territorio e che è presente quest'anno per la prima volta, perché domani, tra l'altro, Fasano Live compie il primo anno, quindi spegne la sua prima candelina. Domani non approfitto. Domani sera premieremo il fasanese dell'anno, Nicolò Cofano, eletto tramite una votazione su Facebook. Quindi tutti insieme possiamo incontrarlo alle 19.30 in Piazza Acciaia presso il Faso Caffè. Va bene, siamo tranquilli o vediamo che stiamo facendo. Se vediamo pure che vogliamo cazzare, quello
Bravo, però è un bravissimo ragazzo anche, quindi vabbè. Non credo sia violento. No, vabbè, a parte gli scherzi. Complimenti a Pasano Live. E allora, per la grandiosità della realizzazione, che si articola in scenari diversi, con complessi giochi di luci e suggestioni, al presepe realizzato da Maria Grazia Potenza. Bella e preziosa targa di pasanolive.com. E anche la signora Potenza è per la prima volta che partecipava a quest'anno. È cominciato bene, complimenti. C'è qualcuno che si nasconde dietro, va bene. Bene. Allora, Peppino, vieni un attimo, va. Allora, dicevamo qualche minuto fa, qualche istante fa, dicevamo che il 2015 è un anno importante perché ci sono tante celebrazioni che si vanno a festeggiare. E niente poco di meno, sapete che Pezze di Greco quest'anno festeggia i 200 anni dalla fondazione. Abbiamo 200 anni che Pezze di Greco è nata e così, e ne fa parte di questo territorio. E allora c'è un comitato che sta organizzando tutta una serie di iniziative. Si è già cominciato alla vigilia del periodo natalizio con una serie di iniziative, si andrà avanti durante tutto l'anno con molte manifestazioni per ricordare il bicentenario della nascita di Pezze di Greco. Infatti, se arrivate, chi arriva a Pezze troverà la scritta 1815-2015 che ci ricorda quest'anno. Allora, con auguri, ecco, auguri a tutti. Allora, Peppino Palaciano, operatore culturale, è fa parte del comitato per il bicentenario di Pezze di Greco, perché quando si fa qualcosa non è che si improvvisa dalla sera alla mattina, bisogna riunirsi, mettersi insieme. Benissimo, allora raccontaci qualcosa di quello che si sta preparando per il bicentenario di Pezze di Greco. Bene, tutto è partito da uno scritto di Albanese, in pratica. Giacomo Albanese è una figura di Pezze e lui ha dato delle memorie storiche di questa comunità e lui afferma che nel 1815 la famiglia Greco, che possedeva i terreni e la masseria Greco, fece il primo atto di vendita ad un colono di un appezzamento di capelli, le pezze, no? E quindi lui si è preso a pretesto, tra virgolette, questo, per festeggiare, ma più che per festeggiare, per creare anche un'identità storica a una comunità di 6.000 abitanti. E ne abbiamo parlato con l'amministrazione, col sindaco che è qui presente, e mi piace questa metafora perché così elimina tante ironie di sorta, eccetera. E una madre festeggia il compleanno del figlio e gli prepara la torta. Il sindaco, l'amministrazione, ha voluto festeggiare il compleanno di una figlia e ha preparato la torta, cioè in pratica grazie chiaramente all'aiuto dell'amministrazione comunale, grazie all'aiuto della regione con l'assessore Scianaro, a Pezze abbiamo creato una serie di manifestazioni che andranno a culminare poi con una grande festa in piazza alla fine dell'anno. Però ecco, il momento qualificante è la presentazione di un volume dove si descrivono gli usi, si descrivono i costumi, si parla delle origini, da dove questa gente è arrivata e ha creato la comunità di Pezze di Greco, che non sono tutti fasanesi, anzi, fasanesi stavano già in zona, quindi vengono da Carovigno, da Brindisi, da Monopoli, come il mio nonno, eccetera, così. Non vi voglio tediare, però ecco, faremo una serie di manifestazioni che sono già state divulgate un po' dappertutto, spero che parteciperete, si è partito bene, quindi penso che il compleanno di questa figlia, la figlia maggiore, sarà festeggiato adeguatamente. Grazie comunque. Io ho dimenticato di dire che il libro si può già prenotare e chi vorrà poi il proprio nome comparirà in appendice al libro, tutti coloro che hanno sottoscritto l'acquisto del libro fin da ora. Bene, allora, il Comitato per il Bicentenario di Pezze di Greco ha messo a disposizione una coppa
è la Coppa del Bicentenario, che va a un presepe realizzato a pezzi di greco che un po' identifica un po' lo spirito della comunità locale. E per questo motivo, per aver originariamente rappresentato la natività nell'animo contadino e vero della comunità pezzese che quest'anno celebra i 200 anni della nascita, la Coppa del Bicentenario di Pezzi di Greco va al presepe di Antonio e Donato Cecere. Sono queste persone molto in gamba, molto brave, che hanno fatto il presepe vivente in casa, impegno, una grande dedizione, un'intera casa trasformata in presepe, un presepe vivente, molto bello, come avete avuto modo di vedere nel filmato. E a prendere la coppa c'è niente meno che Gesù Bambino, non so se ne spiego. Grazie, sindaco, prego, vieni, perché ci sono delle targhe, città di Fasano. Allora, per l'ambientazione nostrana, in un paesaggio fasanese ricco di trulli e di masserie, al presepe realizzato da Leonardo Angelini. Signor Angelini, credo ci segue ormai da diversi anni, sempre delle splendide realizzazioni. E ancora una targa città di Fasano, che viene data a un altro presepe molto interessante che ha interpretato la fasanesità, per aver ricordato con ambienti, modi di vivere e personaggi l'antica villeggiatura dei fasanesi ambientata intorno alla natività. Il premio targa città di Fasano va al presepe realizzato da Eligio Gianfrate. Mandina va scoperta la signora, va bene. Il presepe è quello della villeggiatura dei fasanesi, con la scritta in fasanese, con tutti i personaggi ritagliati e con quei bellissimi giochi di luce. Complimenti a Eligio Gianfrate. E ancora, in questa targa città di Fasano, per aver valorizzato e resa più bella ed attraente la principale piazza di Fasano con un artistico presepe, a Antonella Schiavone, Leo Renna, Peppino Rubino e Mattia Alfonso. Guardate, da quando in piazza si fa il presepe a Fasano, la nostra piazza è davvero unica. In tutte le piazze potete trovare l'albero di Natale, potete trovare le luci, potete trovare la scritta auguri, ma vi assicuro che quello di Fasano è forse l'unico con il presepe. Dobbiamo essere orgogliosi e grati a queste persone che ogni anno realizzano il presepe. E l'ultima targa, città di Fasano, per la grandiosa realizzazione, frutto della passione e dell'amore per il presepe e la propria città, divenuta meta di itinerari natalizi fasanesi, al presepe realizzato da Ambrogio Cardone e Filippo Gianpetruzzi. Per un errore nel montaggio è saltato il nome di Filippo, però il presepe è realizzato da... Sapete, il grande presepe che penso abbiate visitato nella zona vicino al cimitero, in via del Teo. Bravi, complimenti. Ambrogio, guarda, lui è cresciuto con il comitato Stella sulla Grotta. Quanti anni avevi quando hai fatto il primo presepe? 11 anni, ne hai adesso? 21. Sono passati 10 anni, è cresciuto lui, ma è cresciuto anche il suo presepe ed è diventato veramente una delle mete del Natale fasanese, il grande presepe che realizza vicino a casa sua. Per l'anno prossimo ci sono dei progetti, vediamo di poterli realizzare. Va bene, grazie ad Ambrogio, grazie a Filippo Gianpetruzzi per questa bellissima realizzazione, complimenti.
sempre, siamo alla fine, siamo ai primi classificati. E anche in questo caso al terzo posto c'è un ex aequo, abbiamo due presenti. Il primo, per i numerosi ambienti riprodotti che ricordano paesaggi nostrani e la varietà e molteplicità di particolari, realizzato tutto artigianalmente, comprese le statue, il presepe realizzato da Michele Cecere. E vi vedo forte, sul coraggio, dai un bel applauso per questo bel presepe. E anche Michele, che ormai abita in quel di Monopoli, però è legato a Fasano, e le prime volte che ha partecipato lui era residente a Fasano, quanti anni fa? Beh, circa 10 anni fa, forse più anche. Benissimo, quindi complimenti per la tua realizzazione e prego accomodati da questa parte. Grazie. Allora, Assessore De Leonardis, prego. L'altro terzo posto ex aequo per la realizzazione di grandi dimensioni che ambienta la natività in tipiche case del territorio, al presepe realizzato da Giovanni Passiatore. Era un presepe quello dove si vedeva la neve anche intorno alla natività, glielo faremo avere, non è presente. E allora, Assessore, resta qui così diamo un secondo posto, anche questo è un ex aequo. Per il gusto, la ricchezza di particolari, per aver riprodotto vite e personaggi in un grande presepe complesso e articolato in più piani e numerose scene di vita, al presepe realizzato da Massimiliano Semeraro. Complimenti, era uno di quei presepi dove tutte le case che all'interno erano tutte ben arredate, ben allestite e così. Allora, secondo posto ex aequo, chiamo il consigliere che è chiamato per ultimo. Amati, consigliere Amati, prego. Allora, secondo posto, stiamo per programmare il vincitore. Per la ricchezza di particolari, il gusto e la raffinatezza della realizzazione che coniuga l'uso di materiali tradizionali con statue moderne e meccaniche, al presepe realizzato da Rosa Caramia. Bellissimo presepe, avete avuto modo di notare con le statue in movimento. Buonasera. Era la prima volta che partecipa, signora? La seconda. Complimenti, molto per i nomi presenti. Prego, allora il sindaco, lucis in fundo, andiamo a premiare il primo classificato della categoria famiglie. Al presente, per la complessità della realizzazione, caratterizzata dalla presenza di numerosi ambienti dettagliatamente riprodotti con dovizie di particolare e originalità dell'ambientazione, al presepe realizzato da Dino De Carolis. Complimenti. Bellissimo presepe, credeteci, è stata davvero dura riuscire quest'anno a individuare perché le realizzazioni erano tutte molto molto belle. Complimenti. Grazie, complimenti. Bene signori, e anche per quest'anno è andata. Vi ringraziamo per la presenza, per l'attenzione. Se Dio vuole, come dice il Presidente, ci vediamo per la 30ª edizione, che sarà un'edizione davvero speciale. Grazie a tutti e buona serata.